Ciao a tutti, mi chiamo Mason e ho 20 anni. Un po' di tempo fa mi sono trovato in una situazione difficile e tuttora non so come uscirne. Forse, dopo aver ascoltato la mia storia, voi saprete darmi un consiglio. Bene, iscrivetevi al canale e ascoltate la storia della mia relazione con Avery. Mio fratello si chiama William. Sì, come avrete notato, siamo gemelli. Ma anche se fisicamente siamo identici, i nostri caratteri sono completamente diversi. William è più maturo e furbo, mentre io sono dolce e affabile. Io ero un fan di Minecraft, mi piacevano i cosplay e adoravo guardare gli anime tutto il giorno. William ha sempre detto che mi comportavo come un bambino e, considerando i miei 20 anni, avrei dovuto sviluppare degli interessi più da adulto. Ma non avevo nessuna fretta di crescere. Mi piacevano i fumetti e le ragazze kawaii. Io e mio fratello frequentiamo due college diversi, usciamo con persone diverse e non abbiamo mai niente di cui parlare. Entrambi viviamo ancora a casa dei nostri genitori e abbiamo camere separate. Ad ogni modo, un giorno, ho incontrato Avery e ho iniziato a litigare con William per lei. Tutto è iniziato quando mi ha detto che stava uscendo con una nuova ragazza. Non mi importava molto perché non era la prima ragazza di mio fratello e sicuramente non sarebbe stata l'ultima. Ad ogni modo, una sera l'ha invitata a casa nostra e la mia vita è cambiata per sempre. È stato amore a prima vista. Sì, sto parlando di un vero e proprio colpo di fulmine. Lei era perfetta. Sembrava uscita da un fumetto o da un anime. Sono rimasto a bocca aperta e non riuscivo a dire una parola. Non riuscivo a toglierle gli occhi di dosso. William mi ha risvegliato dal mio sogno a occhi aperti. Mi ha detto che lui e Avery stavano uscendo insieme e che sarebbero tornati tardi. Sono tornato in me solo quando, dopo essere usciti, hanno chiuso la porta dietro di loro. In poche parole, ero perdutamente innamorato di lei. Ogni volta che passava a casa nostra, mi precipitavo fuori dalla mia stanza e arrossivo quando lei mi salutava. E poi li guardavo andarsene dalla finestra della mia stanza. Se invidiavo William e desideravo anche io una ragazza come Avery. E un giorno ho avuto la mia occasione. Quel giorno Avery si è presentata a casa nostra, ma mio fratello non c'era. Lei probabilmente non lo sapeva. Quando ho aperto la porta, mi ha baciato e mi ha chiesto come mai non ero ancora pronto. Mi aveva scambiato per William. Ho capito che dovevo sfruttare quella situazione a mio favore. In quel momento non ho pensato al fatto che mio fratello potesse scoprirmi. Ho solamente fatto finta di essere lui e sono uscito con la sua ragazza. E sapete cosa? Ne è valsa la pena! Abbiamo trascorso la serata insieme. Avery non si è accorta di niente e mi ha raccontato tutto di sé. Ho capito che avevamo molto in comune. Anche a lei piaceva Minecraft. Preparava spesso dei biscotti a forma dei personaggi degli anime e condivideva i suoi video su TikTok. Sì, era davvero perfetta. Volevo che diventasse la mia ragazza. Dopotutto, eravamo fatti l'uno per l'altra. Ovviamente, il fatto di aver mentito a mio fratello e di essere uscito con la sua ragazza mi faceva sentire a disagio. Ma non ero riuscito a farne a meno. Quando sono tornato a casa, William era lì. Stava scrivendo una relazione per il college e non si era nemmeno accorto che Avery era passata da noi. Era troppo impegnato. Ho deciso che il giorno seguente sarei uscito di nuovo con la sua ragazza. Ecco come ho iniziato a uscire con Avery. O meglio, lei usciva con me credendo che fossi William. Ma per me quello era l'inizio della nostra relazione. Con il passare del tempo abbiamo avuto modo di conoscerci meglio e mi piaceva che lei fosse ingenua come una bambina. Sembrava surreale. Era come uscire con una ragazza di un anime. Era sempre più difficile tenere la mia relazione segreta. Mi sentivo in colpa perché stavo ingannando mio fratello. Quindi, una sera, ho deciso di raccontargli tutto. Non sapevo cosa sarebbe successo. Ho pensato che magari William mi avrebbe picchiato, ma ormai non mi interessava più. Sono andato in camera sua. Lui stava studiando e gli ho detto che dovevamo parlare di una cosa seria. Mio fratello si è girato verso di me, irritato. Ho trovato il coraggio e gli ho detto tutto. Gli ho raccontato di come Avery mi aveva scambiato per lui, delle nostre uscite e dei miei sentimenti per lei. William, picchiami pure, ma io amo Avery. Non posso vivere senza di lei. Ho detto con tono serio.
Credevo che mio fratello mi avrebbe quantomeno insultato, ma invece sono rimasto sorpreso. William ha sorriso e mi ha detto: «Lo capisco, Mason. Sei mio fratello e voglio che tu sia felice. Non mi metterò in mezzo. Avery è tutta tua ora». Wow, mamma mia! Non me lo aspettavo proprio. Forse William non era così male dopo tutto. Mi sentivo alla grande. Ho ringraziato mio fratello e sono corso a chiamare Avery. No, non volevo raccontarle tutta la verità. Se lei avesse scoperto che io non ero William e che le avevo mentito, probabilmente mi avrebbe lasciato. Ho deciso di continuare a fingere di essere mio fratello. Almeno ora non dovevo più nascondermi da William e potevo uscire tranquillamente con Avery. Abbiamo iniziato a vederci quasi ogni giorno. Ma più parlavamo, più notavo in lei degli aspetti strani. Fatemi spiegare. Lei non lavorava e non studiava, anche se aveva già 21 anni. Giocava sempre a Minecraft, usciva con gli appassionati del gioco, girava dei video per TikTok indossando dei vestiti per persone più giovani di lei, e il suo unico interesse erano le cose kawaii. Era un po' troppo anche per me, ma Avery sembrava vivere nel mondo dei fumetti. Si comportava come una ragazzina e credeva che fosse figo. Ho pensato che magari avesse un blocco della crescita. Ciò che prima vi aveva stregato, ora mi spaventava. Un giorno mi ha invitata a un evento cosplay e io non riuscivo a rifiutare. A essere onesti, vedere degli adulti travestiti da personaggi immaginari mi aveva un po' sorpreso. Forse le loro vite erano incomplete. Avery mi aveva lasciato di stucco. Era vestita come una scolaretta giapponese e indossava una testa da creeper. Era un cosplay davvero insolito. Al festival tutte le persone la indicavano e ridevano di lei. Mi sentivo imbarazzato insieme a lei, ma in quanto suo ragazzo dovevo supportarla. A un certo punto ho capito che Avery era pazza, ma non potevo dirglielo. Quindi ho tenuto duro e ho aspettato che quella giornata imbarazzante terminasse. Purtroppo non avevo capito che quello era solo l'inizio. Dopo il festival Avery ha insistito per presentarmi ai suoi genitori. Non li avevo mai visti prima e pensavo che fossero due persone serie e severe. Invece mi ero completamente sbagliato. Il padre era vestito come un adolescente e si comportava proprio come lei. La madre indossava un costume da ragazza anime, non tanto diverso da quello della figlia. Erano completamente fuori di testa. Non riuscivo a credere che quelli fossero degli adulti. In quel momento ho capito perché Avery si comportava in quel modo. Mi è sembrato tutto molto inquietante, quindi ho deciso di rompere con lei. Ma era più facile a dirsi che a farsi. Avery non mi lasciava mai da solo e io stavo impazzendo. Non riuscivo in nessun modo ad evitarla. Quando mi svegliavo al mattino, lei era seduta accanto al mio letto. Se guardavo fuori dalla finestra, lei era lì che mimava un cuore con le mani. Stavo davvero uscendo di senno, ma non riuscivo a trovare il coraggio per dirle che non volevo più stare con lei. Ero cambiato molto da quando avevo conosciuto Avery. Ora odiavo Minecraft. Quel gioco mi sembrava così infantile. Mi ero stancato anche di TikTok e degli anime. Guardando Avery, ho capito quanto ero sembrato stupido travestito da Issei Yudou a 20 anni. Non riuscivo più a fingere che mi piacesse Avery. Ho capito di aver fatto un terribile errore e sono andato da mio fratello per chiedere il suo aiuto. Ho detto a William che non volevo più uscire con Avery e gli ho chiesto di riprendersela. Ma lui mi ha sorriso con malizia e mi ha detto: «No, Mason, lei è un tuo problema». Ho scoperto che William sapeva benissimo che tipo di persona fosse Avery. Dopo qualche settimana che si conoscevano, aveva capito che aveva qualche rotella fuori posto, ma non sapeva come sbarazzarsi di lei. E poi era arrivato suo fratello, quello ingenuo, che si era subito innamorato della sua ragazza. William aveva risolto il suo problema scaricandolo a me e senza dirmi a che cosa stavo andando incontro. All'inizio non riuscivo a credere a quello che mi stava dicendo, ma poi mi sono infuriato con mio fratello. «Come hai potuto farmi questo?» ho urlato. Ma William mi ha risposto con calma che io e Avery ci meritavamo a vicenda. Entrambi ci comportavamo da bambini e non volevamo crescere. Non gli ho spiegato che ero cambiato e che non volevo più giocare a quei giochi. Ho deciso di ripagarlo con la sua stessa moneta. Quella sera, quando ho visto Avery, le ho raccontato tutta la verità. Io ero Mason, non William.
e ora le stavo dando la possibilità di uscire di nuovo con mio fratello. Pensavo che lei si sarebbe arrabbiata con me, ma invece ha sorriso. «Lo so, l'ho capito al nostro primo appuntamento», ha risposto. Ero sconvolto. Ma perché aveva deciso di uscire lo stesso con me? Avery ha detto che non si era mai interessata a mio fratello. Anzi, a lei piacevo io. Abbiamo così tanto in comune. Siamo entrambi dei pazzi. Avery ha detto che potevo smettere di fingere di essere William. Ha aggiunto anche che i suoi genitori mi avevano invitato alla loro festa a tema anime che avevano organizzato per il giorno seguente. Mi ha baciato ed è corsa via di ottimo umore. L'ho guardata andarsene, incapace di ammettere che non volevo più avere niente a che fare con lei. Avery si sbaglia. Non sono più pazzo di lei. Essere originali ed essere ridicoli sono due cose diverse. Grazie a lei mi sono fatto un esame di coscienza e mi sono accorto di essere stupido e ridicolo. William aveva ragione. È arrivato il momento di crescere e di lasciarmi alle spalle quel mondo di fantasia. Sono grato a Avery per avermi fatto aprire gli occhi su me stesso. Ma voglio comunque lasciarla, anche se non so ancora come fare. Lasciatemi un commento qui sotto. Cosa fareste se foste in me? Non voglio andare alla sua festa domani.